Buongiorno e bentornati nel mio canale di cucina, amici. Oggi il nostro tour gastronomico per le regioni italiane vi porterà in Emilia Romagna. E che cosa c'è di più classico in Emilia Romagna come piatto? Le lasagne al ragù. Quindi questo è quello che vi propongo oggi. L'unica accortezza è di avere un pochino di tempo, perché per fare il ragù ci vogliono almeno 2 ore, se non 2 ore e mezza. Quindi bando alle ciance e seguitemi. Avremo bisogno naturalmente delle lasagne. Queste sono quelle già pronte, non mi andava di farle a mano, però se avete tempo lo potete fare naturalmente. Poi abbiamo della carne macinata, circa 100-110 grammi, sia di maiale che di manzo. Poi circa 70-80, ma anche 100 grammi di pancetta. Una noce di burro. Abbiamo sminuzzato carote, sedano e cipolla per il soffritto. Poi abbiamo un cucchiaio di concentrato di pomodoro. Circa 100-110, no, di meno, dai, sui 70-80 grammi di parmigiano. Tocca abbondare, perché questo servirà per fare gli strati delle nostre lasagne. Pepe, sale, mezzo bicchiere di vino bianco, circa 200 ml di latte, salsa di pomodoro. Inutile specificare che è meglio andare sulla qualità. Olio extravergine di oliva e besciamella. Cominciamo col preparare gli ingredienti. Togliamo la coterna alla nostra pancetta e la riduciamo a cubetti piccolissimi. Adesso possiamo cominciare a spostarci sui fornelli. Il burro si è sciolto, caliamo il nostro soffritto. Facciamo imbiondire per 1-2 minuti. Adesso è la volta della pancetta. Un paio di minuti anche la pancetta e poi aggiungeremo la carne macinata. Una volta che la pancetta è rosolata, come ho detto, aggiungiamo la carne macinata. Adesso non dobbiamo fare altro che con un cucchiaio di legno sgranare il tutto. Abbiamo sgranato per bene tutta la carne, si è, diciamo, bronzata
Per bene, adesso aggiungiamo il mezzo bicchiere di vino bianco. Ora non dobbiamo fare altro che attendere che evapori tutta la parte alcolica del vino. Quando non si sente più l'odore dell'alcol del vino che abbiamo versato nella pentola, aggiungiamo il latte. Fiamma moderata e lasciamo assorbire il tutto. Aggiungiamo sale e pepe. Adesso è la volta del concentrato di pomodoro. Naturalmente la passata di pomodoro, la salsa, i pelati, quello che volete. Facciamo amalgamare bene il tutto. Adesso non dobbiamo fare altro che lasciar cuocere tutto a fiamma bassissima per circa 2 ore. Copriamo la pentola ma non ermeticamente, quindi mettiamo un cucchiaio di legno così e copriamo il tutto. Ci vediamo fra poco, 2 ore circa. Trascorso il tempo necessario, questa è la consistenza del nostro ragù. Adesso andiamo a preparare le lasagne. Per prima cosa ungiamo la nostra teglia con del burro. Questo per impedire all'ultimo strato di attaccarsi. Andiamo col primo strato delle nostre lasagne. Besciamella. Qui occorre fare ben attenzione a riempire anche gli angoli. Poi uno strato di ragù, io spero di averne fatto abbastanza. Le lasagne non sono tali se non abbiamo almeno 4-5 strati. Parmigiano. E proseguiamo in questo modo fino a finire tutti gli strati di pasta.
Ecco come si deve presentare la nostra pirofila monodose dopo aver fatto ben 6 strati di pasta. L'ultimo strato naturalmente lo lasciamo così, con besciamella, ragù e parmigiano. Dopodiché inforniamo per circa 30-40 minuti in forno ventilato a 180 gradi. Gli ultimi 10 minuti attiveremo la modalità grill per poter creare quella deliziosa crosticina sulla superficie. Vediamo che cosa esce fuori. Adesso non dobbiamo fare altro che attendere il tempo di cottura delle lasagne. Questo è il risultato finale delle nostre lasagne appena sfornate. Adesso dobbiamo soltanto attendere una decina di minuti che si intiepidiscono e poi passeremo all'assaggio. Io non resisto. Comincio ad assaggiare. Lo faccio sempre per voi, eh. Bollente, una volta assoluta, niente a che vedere con quelle che fanno al ristorante, mille volte meglio questa. D'altronde si sa, le ricette di casa sono migliori. Sicuramente a Bologna le fanno meglio, questo è poco ma sicuro. Ho paura di finirmela tutta. Troppo buona. Signori, buon appetito e mi raccomando, iscrivetevi al canale, dai. Buona domenica.